trovo giusto che sia una donna a provarci, però io non ce la faccio, mi vergogno troppo. Caspita, se mi fossi mossa prima, se mi fossi dichiarata prima... Il peggior approccio che mi sia mai stato fatto è stato un ragazzo che mi ha scritto se poteva diventare il mio schiavo. Se mi piace qualcuno, sicuramente non aspetto l'intervento divino della provvidenza, no. Sono più cacciatrice. Per comunicare che c'è un interesse verso una persona, tendo a guardare insistentemente qualcuno e sperare che magari lui ricambi lo sguardo. L'uomo fa la prima mossa, la donna deve essere corteggiata. Secondo me è davvero qualcosa di piuttosto antiquato. Ma mi chiedi prima o poi di uscire o continuiamo a scambiarci messaggini come se fossimo due sedicenni? Ecco. Se questo ragazzo fosse sempre attorniato da questi suoi amici e inseparabile da questi, punterei a farmi amici i suoi amici. Cioè, posso chiederti di uscire? No. Chiedimelo e basta. Ma non è tanto un piano sulla prima mossa, quanto un piano per tutta l'operazione di conquista. Nel senso che cerco sempre di dire ok, piano A, piano B, piano C, coinvolgendo sempre le mie amiche. Aspetta 3 giorni, 48 ore, piani della CIA. No. Io nella vita vivo in tipo FaceTime con la mia migliore amica. Se voglio scrivere a qualcuno, se mi interessa, lei lo sa. Solitamente non chiedo consigli perché sono una che chi fa da sé fa per tre. Puntualmente vedo che i miei piani falliscono miseramente, che quando di base dovrei trovarmi in un'isola caraibica con questo ragazzo, lui magari al mare con un'altra ragazza. A volte magari se ne escono con cose che dico anche no. Tipo fai la stupida che i ragazzi piacciono le persone scelte. Che consiglio? Ma si può dare un consiglio del genere a 20 anni? Non lo so, ma comunque. Perché tu intimorisci le persone, quindi tendi ad essere un po', come dire, più leggera, un po' anche stupidina, perché sai, a volte i ragazzi si sentono intimoriti, puoi andare a ferire il loro ego. La cosa migliore è cercare di fare quello che mi sento e quello che è più aderente a me stessa. Prima di un approccio mi documento sempre. Diciamo che punto più alle ex. Allora, in generale odio l'approccio sui social. Poi ci sono degli approcci sui social che proprio sono terribili. Cioè, ad esempio, io su Instagram mi chiamo Vi Odio Tutti e almeno 28.000 persone mi avranno scritto ma odi anche me? Sì. Se me l'ha presentato qualcuno, sicuramente chiedo delle informazioni. Ok, perché è ancora single? Mi è capitato di cercare di intuire che idee politiche poteva avere una persona. Mi incuriosiscono i gusti musicali. Preferisco scoprire una persona dal vivo. È una cosa che mi intriga molto e che mi piace quando si inizia una conversazione. Inizia a coinvolgermi in quello che ti piace. Lì io mi prendo benissimo. Uno degli approcci più terribili che comunque possa capitare in generale a una ragazza è il classico approccio in discoteca dove proprio l'altra persona ti prende con forza. E a volte proprio mi è capitato che si rivolgessero a me un po' proprio come se fossi un oggetto, nel senso ah ti ho presa, non ti aveva preso nessuno. Ho una categoria proprio specifica data dal fatto che lavoro in teatro, frase. Che bello! Anche io quando ero bambino, alle elementari, ho fatto lo spettacolo di teatro. Ma voi se uno vi dicesse, che ne so, faccio l'idraulico, rispondereste ah, anch'io una volta ho cercato di riparare un tubo ma non ci sono riuscito tanto bene. Se mi pento nell'aver secondato l'interesse di un'altra persona, quello che tendo a fare non è una bella cosa, però la cosiddetta tecnica del ghosting, quindi sparisco. Mi è capitato un sacco di volte di essere approcciata e poi vederlo scomparire in chissà quale buco nero. Perché? Nel senso, non ha... Boh, vuoi fare il forte, il figo, non ti sta riuscendo. Cioè, me l'hai solo fatta scendere immediatamente. Mi metto sempre nei panni degli altri e quindi penso questa cosa vorrei che non fosse fatta a me, è vero che è faticoso, però bisogna farlo. Mi è capitato di provare attrazione per un mio amico e di essere brutalmente frienzonata. Se scopro di essere attratta da una persona che fa parte del mio stesso giro d'amici, quello che faccio è rinunciare. Se poi non funziona, cioè, lì è un disastro, nel senso che anche tutti gli amici in comune, magari siete in compagnia insieme. Tendenzialmente quando faccio la prima mossa punto prima all'amicizia. Chiaramente poi quando vedo che magari l'amicizia si sta un pochino dilungando, magari al
18° caffè decido di dichiararmi perché sono anche un po' stufa. E se a me piace una persona, io tendenzialmente imposto già la relazione in quella direzione, cioè non cerco di costruire un'amicizia. Poi se una persona ti piace, ti butti e basta. Se dovessi dare un consiglio, direi semplicemente di stare sereni. Se va bene, può darsi che ti sconvolga poi la vita, ma se non va bene o se non va come tu immagini, non succede nulla. Avere un minimo di sicurezza di sé e l'autoironia è una cosa che ti salva sempre. E se sei autentico, le persone se ne accorgono. Può farsi avanti un uomo, può farsi avanti una donna, può non farsi avanti nessuno. L'importante è trovare una persona che sia complementare a te. Se ti interessa questo tema e ti è piaciuto questo video, commenta, condividi e iscriviti al canale, dove troverai tante altre puntate e altri contenuti interessanti.